È morto. Qui parla Brizard, il prefetto di polizia. Come? Rolizoides. Cosa c'è, capitano? Com'è stato, dottore? Capisco. Grazie, dottore. Il direttore dell'albergo è rimasto secco. Forse si tratta di avvelenamento. Avvelenamento? Assassinio! Ormai la situazione è diventata intollerabile. Tre direttori dell'Hotel Casablanca morti negli ultimi 6 mesi. Assassinati. Attenzione, attenzione. Crimine all'Hotel Casablanca. Il direttore è stato rinvenuto morto. Fermate tutti i soggetti sospetti. Tu, che cosa fai? Stai a reggere il palazzo? Andiamo! Non ho altre domande da fare, potete andare. In tutta la mia carriera non mi sono mai trovato davanti a tanti delitti e con così pochi indizi. Per favore, volete ascoltare il tenente del bar? Del bar? E chi è? Sono certa che vi interesserà. Tenente del bar, il governatore generale, Monsieur Galou. Onoratissimo, signore. È un piacere rivederla, signore. Lei è in servizio attivo, tenente? Ora sono nella riserva, porto l'uniforme perché non ho altro da mettere. Tenente, ha qualcosa da dirci circa l'affare Rolizoides? Sì, capitano. Quello che è successo non conferma la teoria che le ho esposto l'ultima volta. Quale teoria? Teoria? Una fiaba, da mille e una notte. Ma è vero, monsieur. Io sono l'unico a saperlo. E nessuno ascolta. Io sto ascoltando. Di che si tratta? Bene, signore. Ero a Parigi durante l'occupazione. I nazisti mi hanno ordinato di pilotare un aereo nel Sud America. Mi ci hanno costretto con le armi. Il carico valeva milioni, il bottino dei nazisti. Gioielli, oro, quadri inestimabili. Io non tolleravo di dover trafugare tali tesori. Quindi, fingendomi d'essere senza carburante, ho atterrato qui a Casablanca. Sono stato fermato e interrogato. Quando sono riuscito a tornare all'aereo, il tesoro era sparito. E cosa c'entra questo con i nostri assassini? Ma non vede, signore. L'Hotel Casablanca era controllato dai nazisti. Ma ora è gestito dal governo francese. Questo è il punto. Qualcuno sta tentando di prendere il controllo dell'albergo. Non certo per interesse, perché è proprietà dello Stato, ma potrebbe esserci qualche connessione col tesoro. Ma lei in tutto questo chi ci guadagna? Ebbene, signore, se il tesoro viene ritrovato a Casablanca, sarà la dimostrazione del mio patriottismo. Ah, ecco, giusto, è così. Tenente, a noi non interessa la sua reputazione. A noi interessa venire a capo di questi delitti e trovare un nuovo direttore. Buongiorno. Monsieur Galou. Va bene. Niente. Chi è? Cameriera. Avanti. Porta qui, Beatrice. Cameriere! Rusty, porco, dove sei? Vieni qui! Dove diavolo si sarà nascosto il porco? Perché non obbedisci? Ne ho abbastanza delle tue baggianate, è qui! 2 ore fa ti ho detto di far venire il sarto per poter fare la prova! Dov'è?
Ah, sei qui. Kurt, vedi un po' cosa ne puoi cavare. Non decifro più come una volta. Beatrice, sono contento che sei qui. C'è da decifrare un cavo importante. Sarei venuta prima, ma Brizard mi ha trattenuta. Ha interrogato tutti coloro che lavorano in albergo. Ah, non c'è nulla di cui preoccuparci. Tra poco a cena accetterò la carica di direttore. Oh, bene. Avrei potuto diventarlo questo pomeriggio, ma non volevo sembrare precipitoso. Giusto. Questa viene di Schlega, in Sud America. Chi lo so, cosa dice Schlega? Lui è molto difficile da decifrare. Tu da un poco di tempo. Ah, perché? Ritardare. Cretino porco! Questo gilet è a rovescio. Perché ritardare? Velocità imperativa. Ogni momento perduto accresce pericolo. Sì. Scoperta tesoro. Tesoro. Sì. Potrebbe essere disastrosa. Ah già. Bene. Gli manderò un cablo subito. Max! Cos'è? Guardati! Cosa guardare? Il cappello! Ah, cos'è questo? Ma guarda! Ti insegno io a prendermi in giro! Tu stammi lontano da ora in poi! Capito, brutto porco? Entra dentro in quelle stanze a pulire! Oh! E ora, Beatrice, sono pronto a cenare con il governatore generale. Max! Il tuo parrucchino! Non puoi andare senza, è troppo pericoloso. Saresti riconosciuto con quelle cicatrici in testa. Rusty! Dov'è? Dov'è il mio tupè? Il conte Pfefferman è in ritardo di un'ora. Evidentemente rifiuta l'incarico. Non possiamo volergliene. Andiamo. Aspetti. Ho un'idea. Voglio telegrafare al direttore dell'hotel Desert View. Hotel Desert View? Perfetto. È sperduto nel deserto. Non può aver sentito parlare di questi delitti. Chi è? Oh, il suo nome mi sfugge, però so che... Senta, signorina, può catalogare questo tra gli oggetti smarriti. Ma guarda un po', un tupè. Un inserviente l'ha trovato vuotando un aspirapolvere. Cruz e compagni, Berlin, Heinrich Stubel. Per trovare il tuo vecchio amico Corbaccio. Come stai? Come stai? Venga, capitano, c'è poco tempo. Il treno del nuovo direttore arriva fra 5 minuti. Oh, Rusty, lo senti? Hanno preso un nuovo direttore per l'albergo. Ah, chi accetta questo posto deve essere tutto scemo. C'è chi va all'hotel Casablanca? C'è chi va all'hotel Casablanca? Lei è dell'hotel Casablanca? Oh, lei è il nuovo direttore? Nuovo direttore. C'è chi va all'hotel Casablanca? C'è chi va all'hotel Casablanca? Io vado all'hotel. Non la faranno entrare. Aspetta un po', fanno entrare te? Sicuro. Beh, li farò smettere, sono il nuovo direttore. Lei è il nuovo direttore, finalmente! Restituisci. Sono molto lieto di dargli il benvenuto. Ridammi i bagagli. Ah, di me si può fidare. Non mi fido nemmeno di me.
Ah, le piacerà questo posto. Comprate questo a 100.000. Taglia. 1.000. Vattene da qui. Bisogna stare attenti con questi tipi, ti portano all'asciutto. E lei? Io la porto in albergo. Qual è il suo racket? Ah, io non ne ho. Mi guadagno da vivere con i cammelli. E cosa fa con i suoi cammelli? Un gruppo di tassi. Sono presidente della cooperativa Cammello Giallo. Non sono tutti gialli i cammelli di Casablanca. Ah, cos'è? Matto, c'è una compagnia di cammelli a scacchi. Guardi qui. Deve essere un'operazione costosa. Eccoci qui. Così questa è sua moglie, eh? No, questo è il mio cammello. Non ha un'altra stecca di gomma da masticare? Andiamo, la porta all'albergo. Ora capite tutto quello che ci aspettiamo da voi. Il capitano vuole che... Levate le tende, ragazzi, questa è la hall di un albergo. Non c'è qualche sala da biliardi dove giocare? Monsieur, io sono Galù, governatore generale di questa provincia. Capitano Brizard, capo della polizia. Cornob Calavent, nuovo direttore. Ah, il nuovo direttore! Monsieur Calavent! Oh, Cornblow Calavent, è un piacere. Monsieur Cornblow Calavent, so che ha viaggiato a lungo e il suo viaggio deve essere stato faticoso. Sempre meno che muovere la mandibola con quella barba. Monsieur, abbiamo riunito il personale affinché lei possa dire ciò che si aspetta. Lasciate da loro. Lasciate perdere il personale, riunite gli ospiti, dirò loro cosa mi aspetto da loro. Gli ospiti? Che cosa si aspetta da loro? Cortesia verso i miei dipendenti. Devono imparare che una parola gentile farà ottenere dai miei dipendenti di più che con un paio di whisky. E naturalmente con una parola gentile di più e un paio di whisky otterranno ancora di più l'allontanamento dall'albergo. Ora, signori, la cosa che mi sta più a cuore è il futuro di questo posto. Che cosa suggerisce? Dobbiamo sveltire le cose. Da chef... Se un ospite ordina un uovo cotto a 3 minuti, glielo daremo in 2 minuti. Se ordina un uovo cotto a 2 minuti, glielo daremo cotto in 1 minuto. E se ordina un uovo cotto in 1 minuto, gli daremo una gallina che se la sbrighi da solo. Ci deve essere stato un equivoco. Quest'uomo è impossibile. Lo so, ma chi ha bisogno non ha scelta. Spero che non abbia altre idee. E ora, signori, ho un'altra idea. Sì, monsieur, un'altra idea. Già, cambieremo i numeri a tutte le stanze. Ma i clienti entreranno nelle camere sbagliate, pensate alla confusione. Sì, ma pensate al divertimento. La prego, capitano, non dobbiamo trattenere oltre Monsieur Cornblow Calavent. Monsieur, presumo, sarà stanco dopo il lungo viaggio, vorrebbe forse sdraiarsi. Il suo ufficio, monsieur, la sua scrivania. La prego di sedersi, monsieur. Io divento un altro quando sono dietro una scrivania, cosa che qualsiasi stenografa vi direbbe. Ma voglio sapere perché stanno seppellendo l'ultimo direttore. E non raccontatemi che è perché è morto. Oh, ma lei si sta allarmando per nulla. Monsieur Olizoides è morto di morte naturale. Cosa è successo al direttore che l'ha preceduto? Monsieur, lui, noi l'abbiamo sorpreso che rubava. Siamo stati costretti a licenziarlo. Vedo, allora voi volete un direttore che non ruba. Buondì, signor. Prego, Monsieur Calavent, non si offenda. Sta facendo di una collina una montagna. È un bel trucchetto, provate a farlo anche voi se vi riesce. Monsieur Calavent, ha notato che non abbiamo parlato del suo stipendio? Avete ragione, l'ho notato. Che ne dite, ragazzi? Le daremo 500 franchi la settimana. Abbastanza onesto. E per la biancheria? Biancheria? Da quella roba che non riportano. Oh, ritiriamo la biancheria una volta al mese. Se aspettate tanto, non sarete in grado di ritirarla. Oh. Pierre. Annette, cosa fai? Tesoro, dovevo venire. Ho trovato questo in albergo. Può significare qualcosa? Cruz e compagni Berlino. Questo è stato fatto per Heinrich Stubel. C'è qualcuno in albergo che si chiama Stubel? Che io sappia, no. Certo, se anche ci fosse sarebbe sotto falso nome. Stubel era un pezzo grosso nazista ed era di stanza a Parigi. Tesoro, forse questa è la prova che stavi cercando. Già, forse. Torna in albergo e rimettilo al più presto tra gli oggetti smarriti. Scommetto che non è tanto stupido da chiederlo, ma non vorrei perdere la scommessa. Va bene. Ciao. Imprigionato. Inerme. Non posso farmi vedere in giro. Sono intrappolato in questa stanza. Questa non è vita. Max, ti prego, cerca di controllare. Che? Controllarmi, dice lei. Io, Heinrich Stubel, messo a terra da uno stupido toupé. Una parrucca, qualche ciuffo di capelli. Perché devo avere questa cicatrice? Che mi marchia, che mi condanna. Max, ho un'idea. Quale? Ci vediamo dopo. Beatrice, qualunque cosa succede, non destare sospetti. Non preoccuparti. Già, vedi chi è svelto? Oh, Rusty, hai il mio toupet, dammelo svelto. Oh, grazie.
Porco sottospecie di scimpanzé! Lasciami fare, Max, una volta sola. Kurt vuole un duello. Magnifica! Anche se ha passato tanto tempo di Heidelberg. Affettalo un po', Kurt. Godrò lo spettacolo. Mi farà bene vedere qualcuno soffrire. Molto bene. Senza il mio tupè non posso andare da nessuna parte. Aspetteremo. Vieni fuori, porco! Credi che quella roba lo proteggerà? Io, la migliore spada di Bavaria. Duelleremo secondo il codice cavalleresco. Io dirigerò. Signori, scegliete le vostre armi. Oh. Che idiota. Una sola. Per questo gli farò un secondo taglio. Mi divertirà assistere. Ora, signori, schiena contro schiena. Quando conto fino a tre, voi fate cinque passi. Poi vi girate e incrociate le lame. Una, due, tre, via! Uno, due, tre, quattro, cinque. E guardia! Di quella parte! Di là! Oh! Kurt, sembra che ti stia rendendo ridicolo. Aspetta un poco. Molto bene. Ricorda Heidelberg. Datti da fare, Kurt! Bravissimo, Kurt. Alza la tua spada. Cosa ti succede, Kurt? Sta ferma e combatti. Ti sfoggia le tue capacità di spadaccino. Ya vuol? No! Cretine, ti ammazzerò per questo. Giù, giù, giù in ginocchio, porco, giù. Kurt, stai sprecando il tuo tempo, affettalo. Alzati e combatti. Vorrei vedere un po' di sangue, prego. Mi viene anche sonno. Salve. Salve. Sigaretta? No, grazie. Sigaro? Ah, no, grazie. Bel fuoco? Come vanno le cose laggiù? Questo è come vivere a Pittsburgh, se lo puoi chiamare vivere. Sono Beatrice Rainer, mi sono fermata all'hotel. Io sono con Paul Calavent, nulla mi può fermare. Sono alla ricerca di qualcosa. Lo siamo un po' tutti, no? Mr. Calavent, ho perduto una spilla di diamanti e speravo di avere la fortuna di ritrovarla tra gli oggetti smarriti. Oh, gli oggetti smarriti, bene, strisci qua giù.
Eccoci agli oggetti smarriti. Io mi sono smarrito e lei è stata trovata. La mia spilla, per favore. Darò un'occhiata. Se non trovo la spilla, forse potrò destare il suo interesse per qualche altro oggetto. Ehi, lei crede di aver perduto qualcosa? Guardi questo, un toupet. E chi può averlo smarrito? Qualcuno che ha perso la testa. Oh, ma mi piacciono i suoi capelli, sono così morbidi, sembrano seta. Di seta ora, ma l'anno prossimo saranno di nylon. Sa, penso che lei sia la donna più bella del mondo. Davvero? No, ma non mi importa dire le bugie quando tengo qualcosa. Oh, sarò al club stasera a cena. A cena al club? Sì, potremo ritrovarci. Perché? Si sta perdendo. Su, via, non direbbe di no a una signora. Non vedo perché dicono sempre di no a me. Ah, se viene a cenare al club stasera le dedicherò una romanza. Arrivederci per adesso. Si ricordi? Canterò solo per lei. Non deve mica cantare per me. Basta un fischio. Gli abiti lunghi, difficile tenerli fermi. Ah, no. Ah? Ah, oh. Beatrice, sei stata straordinaria. Bene, grazie, Conte. Niente più rischi con Calovent, ce ne sbarazzeremo questa notte. Stanotte? Sì, dagli un appuntamento per più tardi, qualche angolo solitario, lontano dall'hotel, diciamo, per le 11. Esattamente quale angolo? Rue Lafayette. Rue Lafayette? Bene. Cameriere, troverai una scusa per allontanarti da qui in tempo. Guiderai la macchina, farai in modo che sembri un incidente stradale. E fa che sia fatale. Tutto qui, cameriere. Allora, quanto vuoi? Non così svelto, amico. Costa soldi. Ma di cosa stai parlando? Sai che sono al verde. So anche che state cercando un uomo che porta il tupè. Tu lo conosci? È tutto per me. Se sai chi sia, ti prego di dirmelo. La ruota è stata avara con me stanotte, ma vorrei riprovarci. Ci vorrebbero solo alcune centinaia di franchi. Guarda che ti pagherò, te lo prometto. Il croupier non accetta le promesse. Dimmi il suo nome. Se per caso dovessi trovare qualche centinaia di franchi, sono la scimmia d'ottone. Cosa c'è, Pierre? C'è bisogno di soldi? Otterrò ciò che voglio da quel pidocchio anche senza denaro. Non otterrò mai nulla da quel pidocchio senza denaro. Quel miserabile è proprio come me. Che cosa sto dicendo? Sono matto. Sai, sono preoccupato per Pierre. Dobbiamo procurargli del denaro. Procuragli del denaro tu. Ma non così. Andiamo. Non c'è posto nel club. Ma certo, monsieur. C'è sempre un tavolo per un cliente come lei. Prepara un tavolo per due. Perfetto, signore. Seguitemi. Oh, Rusty, lo vedi quello lì? Ho una buona idea. Ora devo procurare i soldi per Pierre. No, ma non
Ma cosa? Guarda. E il capo? Lo vuole un tavolo? Sì, certo. E allora le dispiacerebbe. Procuragli un tavolo, Raffi. Un tavolo, detto. Tutti avranno un tavolo. No, niente assegni. C'è sempre un posto per un cliente. Ah, mi scusi, le è caduto questo? Chiedo scusa. Mi porti al tavolo della signora Rainer? Sì, la prego, mi segua. Ah, ah, Miss Rainer. Merci. Guarda come sono goffo. Idiota! Tutto il brodo sulla mia camicia! Oh, quasi non si vede, a meno che non si aspettasse un piatto di stufato. Conte Pfefferman, che cosa terribile! Venga in cucina con me, la rimetterò a posto. Io spero che non se ne stia andando per causa mia. Lei è un porco! E invece lui è un gentiluomo. Non è sportivo da parte sua mangiare e darsi la gamba così. Il conto ora lo porteranno a lei. Così, avanti gente, contribuite, partecipate! Ho una sete tremenda. Cameriere, cosa desidera bere? Champagne. Champagne. Porti un panino col formaggio alla signora. Oui, monsieur. Lo metti sul suo conto. Lei balla la rumba? Certamente. Beh, io non ballo, le girerò intorno mentre la balla. Su, via. Lo tenga finché torno. Sono tornato. Via, via, non scaldatevi, tutti avranno un tavolo. Raffi, torna qui. Va bene, avanti due persone, prendete questo tavolo. Via. Che posto meraviglioso per spremere le arance. Mi ricordo quando questa era una pista da ballo. Mi domando se è molto affollato qui a Capodanno. Altri due, avanti! Va bene così. Così, avanti, avanti, gente, seguitemi! Questo posto era rinomato per il suo spettacolo. Peccato che non c'è più posto. Che non andiamo in un posto più tranquillo, dove possiamo stare soli. Se non conoscessi la sua voce avrei giurato che l'ho detto io. Incontriamoci all'angolo di Rue Lafayette alle 11. A 23 ore. Alle 11. Ora abbiamo abbastanza soldi perché Pierre possa pensare a quel Pinocchio. Ehi, Corbaccio, vuoi rimpiattarmi un attimo? Devo telefonare. Certo, vai, vai. Ehi, Raffi, trova Pierre e dagli soldi. Ecco, prendi tu la giacca. Un momento, ho finito. Ok. Suoneremo un numero classico. Faremo il secondo movimento della polca della botte di birra. Thank you.
Salve tesoro, sei puntuale. Tesoro, temo proprio che non ci godremo molto questa serata. Perché cosa c'è che non va? È sparito il tupè. Maledizione, chi l'ha preso? È questo il guaio, non lo so. Ho cercato inutilmente di trovare il signor Callowent. Abdul? Sì, signorina. Abdul, hai visto il signor Callowent? Il signor Callowent è uscito circa un'ora fa. Mi ha chiesto la strada per l'angolo di Rue Lafayette. Grazie tante. Bene. Un momento, quello lì. È possibile che sia Callowent? Santo cielo! Signor Callowent, cos'è successo? Cos'è successo? Una donna mi ha mandato in bianco e una macchina mi ha investito. Questi autisti di Casablanca sono tremendi. Mi ha mancato tre volte e alla fine mi sono arrampicato sopra una palma e quello ci ha sbattuto contro. Contro una palma? Sì, non c'era più un dattero alla fine, se no non l'avrebbe smessa. Signor Callowent, vorrei presentarle il mio fiancé, tenente del bar. Ah, fiancé. Oh, scusi le ceneri. Fiancé, eh? Ma perché non vi sposate, Colombelli? Il matrimonio è impossibile. Solo dopo sposati. Vuol dire che è impossibile per noi. È una faccenda lunga, signor Callowent. Beh, sono tutto orecchi. Beh, tutto abbastanza. Diglielo, Pierre. Va bene. Bene, signora. È il racconto di un tesoro di guerra tedesco nascosto da qualche parte a Casablanca. Ero a Parigi durante l'occupazione. Cretino, dovrei ucciderti. Milioni a portata di mano. E ora non possiamo metterci le mani. Oh, Max, ti prego. Beatrice, ho un'idea. Cosa? Se trovassi Cornblow Callowent con te nella tua stanza, potrei comportarmi da fidanzato oltraggiato, potrei, come dicono gli americani, fargli la pelle per legittima difesa, potrebbe essere semplice così. Sì, potrei fare la pelle a Callowent nella tua stanza, Beatrice. Penso che sia un'idea magnifica. È molto ansioso di avere un tête-à-tête con me. Oh, Raz, cosa c'è? Sei in cerca di qualcheduno? Chi? Buffalo Bill? Che mangia il cocomero? Oh, è il mio callo! Fai vento. Callo, vento. Ah, questo sta cercando Callowent. Devi dire qualcosa a Callowent. Che cosa? Una zuppa? Una zuppa. Cina? Pechino? Una zuppa di alghe? Cuore di canna? Questo è il riso. Zuppa di riso. Zuppa, riso. Zuppriso, sorpriso, sorpresa! Hai una sorpresa per Callowent! Oh, sorpresa! Sorpresa. Quale sorpresa? La caccia? Gli vogliono sparare? Lo vogliono impiccare? Pelle, la pelle! Ah, fargli la pelle! Oh, qualcuno vuole fare la pelle a Callowent. Chi vuole fare la pelle a Callowent? Un tizio col sigaro? Una cicatrice? Uno sfregiato? Un tipo con cicatrice vuole fare la pelle a Callowent? E dove gliela vuole fare? Sul tetto? Al piano di sopra? Bussa alla porta. Tu apri la porta, superi la porta, tu chiudi la porta, nella stanza, nella stanza! Oh, che mente! Nella camera, eh? Aspetta, aspetta. Quale camera? Di un serpente, con gerretiera. Non è un serpente? Ah, un super serpentone, no, questo non è un serpente, no. È una donna? Una donna! La stanza di una pe... Oh, nella stanza di un... C'eri tu in camera? Che ci facevi? Un cane in camera? Che tipo di cane? Un occhio? Un occhio al ginocchio. Cane da guardia? Guardia? La giarrettiera? Merletto? Trina? Guardiatrina? Una guardatrina! Un cane con la giarrettiera e una guardatina! Dovevo capirlo subito! Come si chiama questa femmina? Rosa? Si chiama Rosa.
Che qualità di rosa? Rosa schiaffeggiatrice? Rosa vespa? E finiscila, questa è rosa da matti! Questo è un aeroplano. Aeroplano? Che precipita. Bombardiere? Che bombarda. Un bombardiere. Un B-29. Un B-29. B-29. Una carrozza di B-E! Sarà così gentile da prenotarmi un posto sull'aereo serale per Tunisi. Tunisi, eh? Ci sono delle belle donne a Tunisi. Le belle donne non c'entrano, non mi interessa. Bene, in questo caso cerchi quelle che sono uscite con me. Lei si assicuri della mia prenotazione. Prendigli un posto accanto a un finestrino aperto. Oui, monsieur. Oh, capo, capo, Rusty ti vuole dire qualche cosa. Va bene, va, ne prendo uno. Lui è molto stupido, non capisce quello che gli si dice. Boss, tu sei in pericolo, la tua vita è appesa a un... Anche i miei bottoni? Sì, ma ti ammazzeranno. Come lo sai? Lo fa tutto l'albergo, che stai per essere ammazzato. Vorrei che mi dicessero le cose, non mi importa che mi si uccida, ma mi secca sentirmelo dire soltanto da un cretino qualunque. Un cretino qualunque, senti capo, forse cercheranno di sorprendermi. Beh, adoro le sorprese. Sei proprio in stile, sei pronto per i becchini. A te ti serve una buona guardia del corpo, a te. A me serve un buon corpo, quello che ho adesso, che lo guardi a fare. Da quando sei una guardia del corpo? Non ti occupavi di cammelli? Oh, di giorno tratto cammelli e di notte sono guardia del corpo. Vedo, ma se mi ammazzano durante il giorno? Beh, ti tocca un giro gratis sul mio cammello. Stai a sentire, capo, potrei tenerti in vita per 50 franchi la settimana. Non valgo la spesa. I soldi non puoi portarli nella tomba. Non ho intenzione di lasciarli in giro. Ma capo, se io sarò la tua guardia del corpo, ti guarderò come una mamma guarda il suo bambino. È bella la mamma? E che differenza fa? Una bella differenza, se la mamma è carina la guardo io e tu guardi il bambino. Oh, che cosa c'hai lì? Il pranzo del direttore. Ok, puoi entrare. Cos'hai? Hai fame? Ahia! Ah, sei proprio matto. C'hai fame? Vieni, ci penso io. Capo, aspetta! Non lo toccare, capo! Capo, no, no, no! Oh, mi hai fatto una paura. Sai, tre direttori prima di te sono morti per avvelenamento da cibo. Questa cena non è più velenosa di qualunque cena d'albergo, dammi qua. Capo, qualcuno deve assaggiare il cibo al posto tuo prima di te. Quello che ti serve è una cavia. Tu mangi la cavia e io mangio questo, dammi. Non voglio dire una cavia animale, voglio dire una cavia umana. Non voglio alcun tipo di cavia da mangiare, voglio la mia cena. Ecco, una cavia umana. Ha l'aria da cavia, ma non ha l'aria umana. Ok. Quel cibo non sembra avvelenato. Oh, non si può dire, non ancora ha raggiunto lo stomaco. Devi avere una deviazione prima del piloro. Cos'è questa, una corsa di bistecche? Guardate un po' voi altri, ridatemi la mia bistecca. Cosa vuoi, bisticciare? No, io voglio bisteccare, ridatemela. Vuoi offrirgli qualche cosina? No, grazie, mi danno bruciori di stomaco. Volevo solo un sorsetto. Ehi, ladro e avaro, la bottiglia è vuota. Sì, è champagne secco. Oh, no, hai deciso di avvelenarti. Non sono molto sicuro che non mi dispiacerebbe. Con chi sta parlando? Con il salesiano. Non potrebbe privarsi della sua tazzina di caffè? Bene, se il caffè non lo tiene sveglio, la tazzina e il piattino lo faranno. No, se si mangiassero a vicenda. Thank you.
Ma, monsieur, ma... Sembri una barca a motore, da qua. Pronto? Come, signore? Sta aspettando i suoi bauli da ben 3 ore e mezzo? Beh, si vesta senza, nessuno se ne accorgerà. Le tolgo di mezzo, se non le dispiace. Impiegato! Mr. Cornblow Covenant. Ha un appartamento per me e la signora. Sua moglie, eh? Beh, vorremmo qualcosa di molto elegante. Quello, avete del bagaglio? Certamente, è in arrivo dall'aeroporto. In tutti gli anni che sono in albergo, questa è la fandonia più ridicola che abbia mai sentito. Immagino che lei si chiami Smith. No, è Smythe, con la Y. Oh, è la versione inglese, signore e signora Smythe, senza bagagli. E il certificato di matrimonio? Cosa? Come? Cosa, signore? Scrive Smith con la Y e si aspetta che io lo faccia entrare in albergo con una simile madama. Una simile? Una simile madama? Perché no? Beh, io non l'ho mai vista prima. Signore, lei non sa chi sono io in Marocco. Sono il presidente della società Lavanderie Riunite. Lavanderie? Allora prenda questa camicia e me la rimandi per venerdì. Signor Smythe, o signor Smith, questo è un albergo familiare e pertanto la consiglio di tentare altrove. Signore, questa donna è mia moglie, si dovrebbe vergognare. Se quella donna è sua moglie, lei si dovrebbe vergognare. Avrà mie notizie. Beh, no, neanche se manda solo una cartolina. Signore, i miei avvocati saranno qui domattina. Senza certificato di matrimonio, niente stanza neanche a loro. Impiegato. Allo? Reception? Signor Calloway? Parla Beatrice Rainer. Ah, oh, signora Rainer. È molto impegnato questo pomeriggio. Guardi, dopo la sua sparizione dell'altra sera non abbiamo più nulla in comune. Beh, forse non dovrei dire nulla in comune, ma abbiamo molto poco in comune. Comunque con lei non parlo. Oh, signor Calloway, la prego, venga su. Va bene, verrò su. Non si aspetti però che parli. Sesto piano e alla svelta, per favore. Il sesto piano sta là sopra. Non è necessario alzarlo, tira la levetta e andrà su. Cosa c'è? Sei incantato? Tra il quinto e il sesto piano. Una cosa del genere può accadere solo a me. Perché non abito nel seminterrato? Via! Arrampicati attraverso il tetto della cabina, tirati fuori dal sesto piano e cerca aiuto. Se non trovi aiuto, procurami almeno una polizza d'assicurazione. Thank you.
Dove sei stato? Sei passato attraverso quel buco 5 ore fa, anche il mio amore se n'è andato. Non voglio andare su ora, voglio andare giù, e voglio andare giù alla svelta. Sai come farmi scendere? Eh? Ah, l'accetta. Ah, tu sai come aggiustarlo. Ha lasciato la città. Si andava in camera mia dopo il mio numero a bere una bottiglia di champagne. Sì? Ma potrei sostituire il conte, almeno potrei fare la controfigura. Ehi, capo, ti ho sentito. Vieni qui. Una cosa così non è mai accaduta a Casanova. Vieni qui. Senti, io sono la sua guardia del corpo. Noi abbiamo un accordo e non posso aspettare che scada. Che scada? Non voglio che vada a scadere prima tu. Tu stai giocando con la dinamite. So quello che sto facendo e spero che anche lei lo sappia. Ma capo, io devo mantenerti in vita. Se me ne andassi, è quello il modo in cui voglio andare. Bene, andiamo via. Tra mezz'ora. Sì, tra mezz'ora. E questa volta vado su a piedi. Pronto? Max! Dove sei? Sono nella stanza del vapore, al bagno turco. Quel tal Callowent sarà qui da un momento all'altro. Che ne dici di arrivare fra un quarto d'ora? Ce la faresti? Ci sarò in tempo. Dobbiamo finirlo stanotte. Avanti. Oh, come sei bellissimo. Ah, grazie tante. Come sono belli. Sono bellissimi. Ah, queste rose le terrò per sempre. Questo lo pensi tu, le ho affittate per un'ora. Oh, signor Cornblow. Chiamami Montgomery. È il tuo nome? No, lo sto usando per conto di un amico. Ci liberiamo di questo bastardo. Oh, Frufru, cane da guardia. Ma lascia che guardi qualcun altro. Frufru non ci darà fastidio, è molto ben educato. Ah, se è tanto ben educato, si toglierebbe dal suo grembo e mi cederebbe il posto. Lui può stare in piedi meglio di me, ha due volte le gambe mie. Tre piedi. Ah. Ecco quello che temevo. Fermi tutti. Chi è? Ehi, capo, c'è una donna lì dentro. Lei abita qui? Sì, ma non te. Lei deve farti uscire. Ricorda, sono la tua guardia del corpo. Sono troppo vecchio per avere una guardia del corpo. Allora sei troppo vecchio per stare lì dentro. Beh, è piuttosto logico, direi. Scenderemo in camera mia. Tu passa dalla scala di servizio, tra poco. Oh, no, è Frufru. Non vorresti che lasciassi il mio Pucci Pucci. Ti vengo incontro. Porta il Pucci, ma lascia qui le Pucci. Va bene. Volevo sentire la carica stasera, ma non così. Oh, scusa, aspetta un po'. E Strauss? Lasciamo che Strauss si trovi la ragazza lassù. No, ma io devo sentire la musica. Musica? Deve sentire la musica.
Forse sarebbe meglio rimandare. Sei certo di avere tutto? Beh, ci basta, tanto per incominciare. Porco, ti insegno io che... Sono nella stanza di Callowent. Vieni fra 15 minuti. Avanti. Non è molto delicato da parte mia venire in camera tua. Credi che sia saggio? No, ma è molto intelligente. Tu sembri molto sicuro di te stesso. Perché no? Devo essere sicuro di uno di noi due. Dopotutto io sono un uomo e tu una donna. E non immagino sistemazione migliore. Voi uomini siete tutti uguali. Già, e non permettere te la raccontino diversamente. Riprendiamo da dove abbiamo smesso. Viviamo per l'attimo fuggente. Un momento che sistemo l'attimo. Ehi, boss, hai una donna là dentro? È mia sorella. Ah, sì? Io sono suo fratello, falla uscire. Non la lascerò mai, io sono pazzo di lei. Ho completamente perso la testa. Beh, mettiti il cappello sul collo ed esci. Ah, queste interruzioni mi stanno facendo impazzire. Rovinano il mio stile. Torno in camera mia. Eccoci di nuovo, il lungo viaggio verso ovest. Dovrò procurarmi un camion se ci fidanziamo in casa. Po' presto, sì. Porco, ti insegno io che... Raggiungimi nella mia camera tra 15 minuti. Il gobbo di Notre Dame. Ehi, capo, c'è una donna là fuori con te. No. Bene, vattene, ne ho io una con me. Mettimi da parte il tappo, vado appena. Mr. Callowent? Ah, Conte Pfefferman è tornato inaspettatamente, eh? Ho perso la coincidenza. Non è facile prendere la coincidenza a Casablanca. Ne ho perso un po' anch'io stasera. Vuol dire che desidera metterli tutti di nuovo su cinque? No, Ratti, no! Oh, ma sei matto? Vuoi perderli tutti? Dobbiamo tenerci qualche cosa per i tempi brutti. Questo è impossibile, Monsieur. Ah, cosa fa? Ah, giochi d'azzardo, Monsieur Callowent, questo signore ha vinto due volte su cinque e vuole rifontare tutto di nuovo. Beh, è peggio per lui. Ma Monsieur Callowent è molto al di sopra del limite. Se vince ci sbanca. E chi se ne importa del banco? Io gestisco un hotel. Idiota, il banco è l'hotel. Tienti a posto le medaglie, grassone. Sai quante possibilità ci sono contro un numero che esca la terza volta? Lasci stare le probabilità, l'ho visto accadere. Se succede ci sbanca. No, se giro io la ruota. Sei sicuro che vuoi procedere? Ricorda quello che è successo nel 29, la crisi. Ok. Ferma quella ruota. Mi dispiace, Monsieur Galou, il gioco è fatto. Tre volte di fila, che peso.
Numero 5! Ah, ancora il 5! Il pezzo più ricco di Casablanca. Addio, Mr. Chip. Abbiamo vinto! 5, 5, 5, 5! Ah, non mi baciare! 5! Quanta moneta! Bello, bello, bello! Bello, bello! È molto ovvio che c'è stata una pastetta. Il suo direttore e quei due gangster sono sempre insieme. Stavano aspettando questa opportunità, non lo vede? Ho scoperto che non è mai stato direttore dell'Hotel Desert View. Cosa? No, ha diretto solo un piccolo albergo, un impostore. Ha visto come ha violato le regole della roulette e l'ha girata da sé? E come quello silenzioso ha dato subito una parte della vincita al segretario? Conte ha ragione. Ci hanno giocato. È un disonesto. Peggio! Potrebbe essere uno della gang che ha assassinato i vostri direttori. Non ci avevo pensato. Conte, se non è troppo tardi, le offro umilmente il posto di direttore. Accetto, ad una condizione. Che dia ordini immediati che questa gang di ladri venga arrestata e che si recuperi il denaro rubato. Arrestateli per cospirazione fraudolenta, defraudata, defregatura! Oh, Annette, non piangere, non essere triste. Noi ti faremo uscire. Come? Come? E mi chiedi come? È tutta colpa tua. Tu hai permesso a Razzi di sbancare il banco. Non l'ho avvertito che era fesso se voleva rigiocare il numero 5? È giusto. È tutta colpa tua. Pier. Salve, ragazze. Come ti senti? Accidenti, sono contento di vederti. Pier! Annette, cara. Avanti tu. La prego, lasci che le parli solo per un minuto. Cara, dove ti portano? A Parigi, in aereo, per essere processato al tribunale militare. Oh, no. Non ti preoccupare, dolcezza, ne usciremo in qualche modo. Forse accadrà un miracolo. Caro, io credo nei miracoli. Avanti tu. È duro. Ecco quello che si chiama una vera sfortuna. Metti giù le mani dalle mie ragazze! Oh, lascia stare, quelle sono le sue pin-up girl. Ho incontrato tante pin-up girl, ma non sono mai riuscito a inchiodarne una. Metti giù le mani dalle mie ragazze! Chissà come si chiama. Ehi, c'è il nome qui. Non lo so, il suo nome è Rembrandt. Rembrandt? Se è firmato Rembrandt, deve essere una parte del tesoro. Il tesoro? Razzi, dove hai avuto quello lì? Lo sai dove sta il tesoro? Ehi, lo sai? Lui sa dove sta il tesoro. Ora ce ne dobbiamo andare di qui. Come? Come? Di nuovo mi chiede come. Ecco qui. Ehi, senta la guardia. Andiamo, avete. Sta sognando di essere Babbo Natale. Babbo Natale? Voglio un trenino. Certo, glielo faremo avere. Allora, naturalmente. Ecco, adesso apriamo e andiamo a prendere il trenino per il signore. Andiamo. Ecco qua. I gioielli sono tutti, Conte. Bene, possiamo fare le valigie. Hai detto niente a Beatrice finora? Non ho bisogno di dirle niente. Lo scoprirà da sola quando l'avremo lasciata. Ma lei parlerà? Oh, lasciala parlare, non potrà servirle. Saremo già in Sud America, allora. Pronto? Pronto? Centralinista? Pronto? Pronto? Mi dia il prefetto di polizia, svelta. Devo parlare col capitano Brizard. Sì. Voglio sentirti fiatare. Potrebbe essere per il capitano Brizard. Dovrebbe essere nel suo ufficio ad occuparsi dei suoi affari. Ecco perché questo posto è pieno solo a metà. Se è il modo di gestire una prigione. Avanti, rispondi prima che lo faccia qualcun altro. Ok. Allo? Posso parlare col capitano Brizard? Qui parla Beatrice Rainer. Ma certo, mademoiselle Rainer, per lei i suoi occhi, i suoi capelli, le sue guance. Tutta la mia prigione è a sua disposizione. Questo posto è suo. Come? Il conte, il tesoro. Vengo subito. Il conte sta cercando di scappare col tesoro. Vi dobbiamo fermare. Facile dire, come? Ehi, è un'idea. Attenzione, attenzione. Tutte le guardie della prigione e il personale si radunino subito nel cortile. Emergenza. Avanti. Tu va all'aeroporto a prendere Pierre. Noi andremo all'hotel. Spero che riuscirai a trattenere il conte. Ci proveremo, ci proveremo. Thank you.
stanno facendo le valigie. Loro credono, noi disferemo le valigie. Kurt, Emil, siete voi? Mi è caduto sulla mano. Ciao, avanti, bevi qualcosa. Bill, vieni con me. Ho riempito o non ho riempito questo baule? Non lo so. Devi aver messo tutto sopra ed è caduto. Oh, bene, raccoglilo allora. Appoggia qui, li sistemeremo dopo. Ho ancora della roba là dentro. Ora sbrigati, scendi e continua a caricare il camion. Ok, ma... Ah! Le scatole sono tutte sul camion. Kurt, vieni qui. Guardami. Sono pazzo. Non credo. Max, che cosa hai? Kurt, 2 minuti fa ho messo delle camicie là vicino allo specchio. Sparite. Tutti i miei vestiti sono spariti. Ho appena controllato l'armadio. Non è rimasto neanche un vestito. Nemmeno un vestito c'è. Max, guarda. Andiamo via di qui, alla svelta. Thank you.
Qui ci sono dei documenti molto importanti. Stai attento come vengono impacchiati. Yeah. Ridammi la mia penna, mi sa. Quale penna? Quella che ti ho appena data. Non mi hai data nessuna penna. Sei matto? Mi ricordo perfettamente. Non contraddirmi! Vostra eccellenza, chiedo scusa. Accetto. Prendi questa e impacca. Sì, signoro. Oh, perché non arriva Pierre? Non potremmo stare così per molto. Dacci piano. Non è la prima volta che mi nascondo in un armadio. Sotto sopra. Kurt, metti questo scatolone sul camion, devo imballare altre cose. Mi dispiace, siamo pieni. Kurt, stai attento con lo scatolone. Ricorda, ci sono dei gioielli là dentro. Perché tardiamo? Il camion è pronto. Non lo so! In qualche modo questo baule è sotto sopra! Guarda che macello! Se volete andarvene di qui avanti, aiutatemi a chiuderlo là! Ammiro molto il conte, sa certamente come si chiude un baule. Dobbiamo andarcene da qui. Bene, questo fatto si presenta molto interessante. Non sapete che non si deve aprire un baule senza bussare? Signorina, è proibito parlare. Per favore, deve lasciarlo andare, è importante. È un'occasione per fare qualcosa per il suo paese. Oh, andiamo. Ehi, lì ci sono Pierre e Annette. Ehi, Pierre! Ehi, Annette! Fermi! Ehi, Pierre, sei passato vicino a dei baule? Sì, quello è il tesoro, stanno andando all'aeroporto. L'aeroporto? Sì. Deve essere il campo segreto che ho visto su una mappa nella stanza di Pfefferman. Salite! Pierre! Eccolo, raggiungilo! A tutto cazzo! Va con questa macchina a prendere Brizard. Dobbiamo fermare quell'aereo. Non hai cercato un caccia in sala. Avanti! Andiamo!
Saltiamo su quel camion! Perché non decolti? Non posso. Devo girarmi col muso al vento. Bene, allora fa presto. Continueremo ad andare fino a che non avremo consumato la benzina. Tanto ci sono rimasti solo 2000 galloni. Fermatevi, moriremo tutti. Fai il piede su qualcosa là sotto. Svelto. Emil, svegliati, svegliati. Aiuto, aiuto. Cosa c'è? Dobbiamo farlo rinvenire, è l'unico che sappia pilotare quest'aereo. Ah, sì, certo. Bella donna. Alzati o moriremo tutti. Salta su quella seggiolina, fratello. Guida, qui, qui. Ehi, tu! Va là davanti. La razza superiore. È giovedì e noi ci imbattiamo in un'autista della domenica. È stato veramente formidabile. Ma per carità, Robetta. Complimenti. Guarda cosa sta arrivando.
eccellente! No! Lo insegua! Eccoci qui, in aria! Che commento cretino! Oh, campione, sei appena passato con il rosso! Guarda, senza mani! Senza mani, eh? Oh, siamo tornati in galera! Di nuovo qui? Il pilota se ne va. Pronto, Conte, entri pure, abbiamo preparato la sua stanza. Porco! Un uomo con i piedi in terra finché non l'impiccano. Guarda. Magari una cosa così potesse capitare a me.